Conferenza stampa di L'Appetito viene sfogliando, io mi alzo e da impertinente quale sono inizio a fare due interviste agli amici che sono qua. Scusatemi per il faretto, ma Claudio, Sisto, tu che ci fai qui a Cantina Albea? Se ti Che becca domanda comune. Renzini, passi guai! No, no, no. Salutiamo Renzini. Spero di no, invece. Se mi becca è contento perché a quest'ora non sono a casa, ma insomma lavoro. Siamo qui a presentare questo progetto di cui chiaramente indegnamente per primo, probabilmente per posizione, mi fa intervenire. Noi abbiamo in realtà una parte, credo, non importante. Poco, non dico marginale, ma comunque diciamo così da corollario, da cornice a un evento importante che vede il libro, la cultura, la parola e in maniera anche importante rappresentata da degni scrittori. Noi lo facciamo con il vino, perché questo facciamo, lo facciamo cercando di abbinare a queste parole, a questi libri, delle degustazioni di qualità. Quindi Claudio, l'appetito viene anche bevendo, non solo Non sfogliando, solo giusto? sfogliando. Francesco Pepe è qui per la conferenza stampa, voi siete dell'agenzia che organizza questa Sì, noi ci siamo occupati ovviamente kermesse. dall'immagine, dalla comunicazione e un po' dei contenuti di questo progetto. Un progetto che vede la complicità nella direzione artistica del dottor De Ciocchiarito, che alla luce della sua lunga esperienza nel settore editoriale oggi ci concede il privilegio di avere qui, per conto ovviamente di Samarè che ha fortemente voluto questa iniziativa, avere nomi di prestigio. Di questo ovviamente credo vi parlerà Decio. A me piace sottolineare un po' gli aspetti valoriali di questa operazione, che non è un'operazione commerciale o strettamente commerciale, anche se siamo nell'ambito di un'attività di carattere privato, imprenditoriale, ma è un'operazione che vede, credo, un giovane imprenditore lungimirante, parlo di Leonardo Salerno, capace di investire in un'operazione di marketing territoriale, valorizzando le nostre risorse. Stai dicendo il mio nome, Eusto, perché certo uno si chiama Eusto, già un problema. Figurati se uno si chiama Adesso, Decio. infatti, immaginavo che su di me saresti arrivato in maniera Voglio violenta. Lo so che mi vuoi bene, lo so bene. che mi No, vuoi però benetto. Decio, è una bella idea, dai, è innovativa No, questa. assolutamente sì, l'appetito viene sfogliando. Abbiamo quattro autori di fama nazionale e internazionale. Partiamo con la Sveva Casati Modignani, che è una delle firme più amate della narrativa contemporanea. I suoi romanzi sono stati tradotti in oltre 20 paesi con un fatturato, insomma, anzi, con una vendita di oltre 11 milioni di copie. Gli altri, io non voglio chiaramente togliere spazio alla regina che è la Sveva Casati Modignani, però ragazzi, abbiamo Nadia Terranova che con il suo Senti, primo prima di libro passare agli Viali altri, mi fai Contrarie, fare un sì. saluto? Ciao Sveva, ci vediamo Ma è il vero che 14, so che una tua, chiamerò poi. so che una tua carissima amica me ne Caro amico, parlavi telefonicamente, anzi serata splendida mi hai d'Albano anche, mi ha, privé. mi, esatto, mi Bellissimo. hai anche dato Un una input. spifferata, un input, Ci ma no, fermiamo là. speriamo insomma, di poterne godere noi insomma, in queste serate. Poi abbiamo Nadia Terranova con Gli anni al contrario, il suo primo romanzo con Einaudi stile libero, un primo romanzo insomma, per un pubblico un po' più adulto, perché Nadia è conosciuta anche per i libri per bambini. Marcello Foix, direttore artistico e organizzatore del Festival di Gavoi, italianista, professore universitario di Bologna, è oggi la firma su cui Einaudi più punta in questo momento. Con Luce Perfetta è la nostra Gabriella Genisi, molese con spaghetti all'assassine e scrive per Sonzogno. E poi Leo Salerno di Samarè. Oh, Allora, ragazzi, Leonardo Salerno è stato chiamato, come tutti gli imprenditori, lui è uno che poi se lo chiamano nelle cucine deve scappare, deve risolvere, deve un attimo capire che cosa sta io scappo in succedendo. cucina. Eccolo Fammi là che torna, eccolo scappare in cucina. là. Dov'è Leonardo? Oh, Leonardo, fermati, fermati qua. Dov'è? Ci sei scappato. No, Allora, assolutamente. Samarè, innanzitutto, questo nome che significa? Niente, Samarè è un po' l'abbiamo nominato tramite il nostro ufficio marketing perché il mio cognome è Salerno, quindi abbiamo associato Salerno con il mare. Sa Quindi è nato mare, ci ha messo un Samarè, accento, abbiamo via. messo un accento su. Ristoart che significa? Ristoart, come dicevo prima, abbiamo chiamato Ristoart questo posto perché noi vogliamo un po' abbinare al buon cibo questi eventi di un certo spessore culturale e vedremo in futuro anche delle rassegne musicali o teatrali. Quindi torniamo allo spazio della conferenza stampa. Un saluto a questi amici con cui questa sera è stato presentato questo programma così bello e alla gente che diciamo.
di venire ai nostri incontri. Penso che comunque sono delle scritture a livello nazionale e avremo piacere di un po' di fargli degustare i nostri prodotti e la nostra cantina Albea. Con... L'appetito viene sfogliando. Viene sfogliando. Oltre che gli oli. Grazie. Gli oli. Grazie.